all'angolo del viale, giù a Viale Marconi, c'era il collegio Sant'Anna dove andavano le mie figlie. Quando le andavo a prendere, è qualche sera che sono passata, alla fermata dell'autobus si mettevano delle prostitute, belle ragazze. Quella sera, Questa sera. credo che nessuno ha il coraggio, non dico delle mie colleghe, ma di qualsiasi donna, dichiarare. Mi vesto. C'ho un tairino antracite. Vi parlo di tanti anni fa. Sono una bella donna. La camicetta era così scollata, c'è una camicetta nera sotto che ci sembrava il seno, per cui ho avuto sempre un bel seno, mi vesto, mi pettino, mi trucco e Bru mi fa: dove vai? Lo sai, dove In un massaggio, Bru, devo uscire, ha già risolvere, devo risolvere. La televisione sta accesa e si vede Papa Giovanni che va nel carcere di Regina Coeli a parlare con i carcerati. Io, mentre mi aggiustavo la camicetta, mi pettinavo e mi truccavo, lo guardo e dico: tu che pensieri c'hai per la testa? Tu mangi, vivi, tieni una bella casa, che tieni i debiti e tieni tutto pensionato come tenghi? Invece andiamo Sì. nel televisore a fare Papa Giovanni. Sono venuto qui questa sera per abbracciarvi tutti. Dovevo, lasciatemi, perché ci stavo quello vicino che gli manteneva la cosa, e se me mi lasci stare. Chiudete quella porta che viene uno spiffero. Mi ricordo che disse: abbraccio a tutti, vi voglio bene, sono contento di essere venuto qui, spero di rivedervi, abbiate fede, fate buoni, perché in ogni essere umano c'è della bontà. Sì, bravo. Tu tieni tutte? 30 anni so che non mi comunico e non mi comunicherò mai più. Capito? Bruna, ancora, dove vai? Ma dove vai? A caffà, puttana. Vado all'angolo di Viale Marconi. Ma tu sei uscita No, pazza? non sono uscita pazza. Non posso continuare. Devo risolvere, le mie figlie hanno a mangià, e capite che hanno a mangià? Devo pagare la scuola, l'affitto. Guardo il televisore e Papa Giovanni mi guarda negli occhi. In quel momento squilla il telefono. Piglio il telefono. Pronto? Uè, Ciccio, sei tu? Che è? Ciccio Fir. Il mio agente. Rosalia, fra mezz'ora passo. A corso Marconi, è vero, numero 38. Vabbè, andiamo a Cinecittà. Dopo vedete De Laurentiis. A me. Dopo vedete De Laurentiis. Perché? È un film, Rosalia. Devi fare un film. Non capivo più niente. Guardava Papa Giovanni in la televisione e mi guardava ancora. Mi butta addosso uno scialle, una cosa scende. Tremavo come una foglia. Vado a Cinecittà. No, alla De Laurentiis. Vado lì, era il film Menage all'Italiana, con la Romina Power che faceva mia figlia. Il film era in Veneto. Io napoletano proprio non ci azzeccavo per niente, ma quando quello vuole da lassù. Vado lì, ci Rosalia, da questa parte, però dobbiamo spendere poco, non ci sono molti soldi, dicono sempre così nel cinema. Rosalia, 800.000 lire tutto il film. Io sulla sedia, così. No, ma il mio no fu un no di meraviglia, di. Un milione e non ne parliamo più. Così io sono. Rialzo, ripiglio il mio spirito.
Signor De Laurentiis, mi potreste dare un po' d'anticipo? Quando le serve Rosalia? Il liquido possibilmente non l'assegno perché a questo lo cambio. Ecco, 200.000 lire. 200.000 lire. Ma che erano queste 200.000 lire, mano a mano? 2 miliardi. Scendo con la macchina, Ciccio mi accompagna. Là, a Viale Marconi, c'erano tutti i negozi. Compro tutto, salumerie, carne, frutta, dolci, e mandavo tutta sta roba su. Bruno, che non aveva capito niente, si pensava che io già avevo fatto una marchetta e avevo guadagnato i soldi.